Giornata di scontri in quel di Pindemonte, dove una manifestazione non autorizzata di un gruppo di studenti è degenerata in un violento scontro alle porte della Uniplast. Sembrava una mattina come tante qui a Pindemonte. I negozi stavano aprendo e gli operai della Uniplast stavano varcando i cancelli della fabbrica. Ad attenderli però c'era una delegazione del collettivo studentesco Ingranaggi Rossi, giunto da Padova, capitanato da Cosimo Sandri. A loro dire si sarebbero limitati a fare opera di informazione e volantinaggio, ma numerosi tra i presenti li hanno sentiti inneggiare alla violenza e offendere pesantemente i fratelli Araldi. Sembra che le loro azioni si siano spinte fino a tentare di impedire l'ingresso ad alcuni operai, ed è stato in questo momento che si è presentato sul posto un drappello di studenti appartenenti alla destra universitaria. La situazione è presto degenerata. Secondo le dichiarazioni del loro rappresentante, Vittorio Peluso, il collettivo ha aggredito senza provocazione, mentre stando alla testimonianza di Vanessa Lovati, una ragazza membro del collettivo, sarebbero stati gli studenti di destra a cercare lo scontro. La giovane ha persino accusato Alberto Lorusso, segretario della sezione locale dell'MSI, di essere il vile mandante della squadraccia, per usare le parole della studentessa, e di essere unico responsabile delle violenze. D'altro canto, il segretario nega di essere in qualche modo riconducibile agli eventi occorsi e punta il dito verso il sindaco Guido Rosso e all'incapacità dell'amministrazione di Pindemonte di garantire la sicurezza ai cittadini onesti. La ricostruzione degli eventi è ora al vaglio dei carabinieri che, nella persona del brigadiere Giuseppe Cardona, hanno fermato uno degli studenti, Cosimo Sandri, reo di aver aggredito l'ingegner Carlo Bartolini. Abbiamo con noi Giancarlo Pasucci, capo reparto della Uniplast, che ha assistito in prima persona agli eventi. Signor Pasucci, può raccontarci cosa è successo? Vede, ma noi qui, i giovani ci sono sempre, ogni mattina uno o due che ti dicono una cosa o l'altra. Oggi è il Sandri, domani il Peluso, e ti dicono di non entrare, e chi di pensare al paese, e chi vuole fare sciopero, il colpo di stato, e chi ti dice anche di scassare le macchine. Ma poi come si lavora qua? Non me lo danno loro lo stipendio, no. Dopo cosa mangiamo noi altri? Però basta che non li ascolti e tiri dritto ogni mattina, che si parlano, mica uno li deve ascoltare per forza. Quindi lei non condivide quello che dicono gli studenti? In che senso, scusi? Sugli scioperi, le condizioni salariali. Ma non è una passeggiata a lavorare alla catena, sa, ma che guardi che è dura. Questo è vero, hanno ragione, ma però le mani che viaggiano sono le mie, non le loro. Che loro un bullone non l'hanno mai visto, e non dico che non l'hanno stretto, proprio non l'hanno mai visto. Sì, che i soldi sono pochi, se c'era da protestare io, scioperare, io l'ho fatto, sa, io ho scioperato. Che la vipera, la Patrizia Panzuelli, noi la chiamiamo così, la Panzuelli di cose ne ha fatte, e anche di buone. E adesso non li faccio più i turni lunghi, e qualche soldo in più me lo danno, anche perché ho l'anzianità. Però io adesso ho una moglie che devo pensare, hai capito? Mica sono un cretino che se scassa la macchina mi mandano a casa, io sto con quello per te, ma mi scusi, È stato molto chiaro, la ringrazio per la disponibilità. Bene a voi. Nobody can be